Ah, ma si parte così, secchi, senza colpo ferire. Mettendo in tasca la foto sbiadita, guardo le stelle un'ultima volta e così tutto ha inizio. Bene, signori, siamo con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi. Spelunky, o Spelunky, visto che siamo tra noi, tra pochi intimi. Spelunky, Spelunky 2. Sequel del famoso Spelunky, titolo che in qualche modo è tra i più riconosciuti roguelike che ci sono in circolazione. Speriamo che sia all'altezza del suo predecessore, notissimo, e che ci regali belle soddisfazioni. Chissà se si rivelerà il gioco adatto anche a una live, ma vediamo. Dunque, avventura, così non si può sbagliare. E io andrei con Margaret, non mi ci identifico granché, Colin neanche, Roffy. Ma dai, io andrei di Roffy. Devo dire che questo look alla Fonzie, Zoofilo, ci può stare. Bene. Io non ho idea di che cosa stia per accadere, perché... Allora, io posso prendere la frustata che mi circonda e saltare. E nient'altro, benissimo. Wow, erano 15 anni che non scrivevo. Da quando sono scappato dalla grotta di Olmec, col suo tesoro, sono successo un sacco di cose. Io non me la ricordo, la storia... Cioè, non l'ho mai finito, il primo Spelunky. Io e Tina abbiamo avuto una bambina e l'abbiamo chiamata Anna. È una bambina molto forte ed è un'esploratrice nata. E io chi sono? Chi è Roffo? Roffo non è nessuno. No. Andiamo. Roffo c'ha sto ciuffo ignorante che... C'ha il suo perché. Allora. Quando Anna ha compiuto 5 anni, ho iniziato a fare degli strani sogni. Guardavo la luna piena della finestra e dentro ci vedevo il viso di Olmec. Ho provato a ignorarli. Voglio dire, abbiamo visto tutti Olmec affondare nel lago di lava, vero? Perché ha un testicolo al posto del naso? Vabbè. Bene. Il concetto è abbastanza chiaro. Ah no, serviva. Sarebbe servito. Ok, perfetto. Posso proseguire. E sì. Va benissimo così. Eravamo troppo curiosi per resistere. Con l'aiuto di Colin, io e Tina abbiamo costruito un'astronave per raggiungere la Luna. Anna vuole venire con noi, ma temo sia un po' troppo pericoloso e sarebbe meglio che rimanesse sulla Terra per concludere l'anno scolastico. E comunque dovremmo essere di ritorno prima che si accorga della nostra partenza. Tanto probabilmente non c'è nulla lassù. Premi options per accedere alla prima opzione e modificare lo schema di contatto. No, ma va benissimo questo. Sì. Ho sbagliato un attimino i calcoli. Chiedo scudo. Allora, qui abbiamo già fatto. Dai, dai. Ok. Sì, diceva. Ok, io mi tengo con i denti, perfetto. Allora, eravamo troppo curiosi, già me l'hai detto, vero? Allora, ok.
Vabbè. Allora, salutarsi non è stato facile, sì, anche perché se abbandoni la tua figlia col tuo cane. Una parte di me avrebbe voluto portare Anna con noi, adora lo spazio e vogliamo tanto farglielo vedere grazie all'astronave. Per fortuna c'è Monty a farle compagnia. E... sì. Dovremmo, sì, dovrebbe essere. Il cane ha dei problemi gastrointestinali abbastanza gravi. Incredibile, c'è un Olmec gigante sulla superficie lunare e una grotta. Siamo stati investiti da un senso di déjà vu. L'ingresso ci ha attirato come un magnete con dei filamenti di ferro. Una voce ci chiama, è Olmec o qualcos'altro? Angoscia. Allora, il diario l'abbiamo preso. Anna, se stai leggendo queste parole, probabilmente hai già capito che mamma e papà si trovano da qualche parte nel sottosuolo e stanno cercando la via del ritorno. Mi dispiace, avremmo dovuto portarti con noi, ma non preoccuparti. Se devo dire la verità, ci stiamo divertendo. Prenditi il tuo tempo e non avere fretta. Ricorda, se non stai attento è più facile farti male. Ricorda quello che ti abbiamo insegnato e andrà tutto bene. Ora questo è il tuo diario, fanne buon uso, ci vedremo presto. Il cane è ancora vivo? Sembrerebbe di sì. Bene, allora. Oh. Signori. È il momento della verità. Adesso parte l'esplorazione, quella vera e propria. Porca. Dunque, credo che non possa morire nella maniera in cui lo intendiamo noi. Sarebbe bellissimo se io potessi. Che cazzarola è quella a fare una talpa? Scitua. Trappola a forma di orso. Ah, qui tengono traccia di tutto quello che trovo, capirai. Allora. Passa questa tappa che vuole da me, eh. Prima o poi dovrai morire. Ma voglio vedere. Test scientifico. No, è ancora viva, ma non ci si crede. No, si è cotta. Lo sapevo che si cuoceva. Dai, dai. Allora. Ok. Arrivederci. Dunque, ci abbiamo messo troppo per i miei gusti. Rispetto a quanto sarebbe stato necessario. Un brivido orribile ti sale su per la spina dorsale. Perché? Non avrei dovuto? Perché non avrei dovuto? C'è un fantasma che mi insegue. Che cazzo non è successo? Sono morto male? No. Allora. Sì, però c'è una quantità di pericoli. Allora. Io sto per morire di nuovo, temo. Ok, via 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 via. Per carità. Dunque, 6.200. Continuiamo. Stercorario magari. Qua tutto è. Ma
porca. Tutto è prendere il ritmo. Tutto è prendere il ritmo, onestamente. Se è come il primo... Oh, sì, banalotta a secchio. Se è come il primo, tutto sta nel prendere il giusto ritmo. Non è vero? Cosa che io sto stentando a fare, onestamente. Riavviamo. Allora, si diceva. Scusate, prende il ritmo e nel non morire ogni 3 secondi. Devo scendere con calma. Perché sennò è un casino. Sì. Il bot era grosso, eh. Aroffo, però Prodù collabora. Lui chi è? Perché ce l'ha tendenzialmente di fuori? Vabbè. Io volevo interagire con lui, non picchiarlo. Niente, di nuovo. Oh, porca miseria. Non gliela faccio. È veramente cattivo come poi. Accampamento, un attimo. Roffo, io ti voglio tanto bene, però credo che tu non sia proprio l'uomo giusto. L'uomo. Il coso giusto per noi. Cosa c'è qui? La stanza. Io quasi quasi ti sostituisco. Chiedo scusa per l'atto. Il loop temporale lo chiamano maledizione di Olmec, ma potrebbe avere tutta un'altra origine. Se volessi cambiare... Così, tanto per dare un brivido così particolare. Per adesso no. Ah, se esco fuori... Ricomincio da capo. Allora. Calma. Se entro nel mood... Porca. Caro cagnolino, io vorrei tanto interagire. Ma porca. Vorrei tanto interagire col cagnolino, ma. Temo di non poterlo fare. Io quasi quasi mi apro un passaggio. Ok. Perché è vero che il gioco prevede una certa velocità. Ma porco. Una certa velocità di pensiero, però... Devi anche evitare... Dov'è l'uscita? Ti prego. Sì. Allora. E qui. Va bene. Poi. Raggio paralizzante, balestra, sacco di bombe, macete. E il sacco di bombe. Raggio paralizzante costa troppo, la balestra. Sì, no, qui non c'ho chiavi. Allora. Questo poi è proprio... Ma che... No, il macete! Proprio il roguelite puro, ma mortacci. Quelli che ti fanno sbroccare forte, sì. Cambiamo personaggio, ragazzi. Ecco. Caro Roffi, non era Roffo. Vediamo Colin. L'esploratore baffuto, sempre piaciuto, no? Com'era? E vediamo se lui ci potesse dare, non lo so, qualcosa di inaspettato. Sei riuscito a farti male aprendo la prima cosa. Vabbè, non abbiamo iniziato benissimo, ma possiamo recuperare.
sta musichetta da slot machine è l'unica cosa che non apprezzo granché. Ricorda veramente tanto le slot. Allora. Ok. Comunque ragazzi, avete una scarogna, ma di quella da andarsi a far curare, che porca miseria. Le peggio disgrazie tutti a quelli di Spelunky, eh. Le peggio disgrazie, veramente. Dai, dai. Cioè, che cosa? Chi? Ma porca... Ok. Primo livello fatto con 8.000 denari. Definiamoli così. Lì c'è una chiave, ma... Proviamo? Proviamo. Sì, vabbè, figlio mio, però, cioè, capisco la vecchiaia, le ginocchia deboli, però te prego, collabora. Vabbè. Amico, gliela fai alzate? Grazie. È tosto... Ma basta con queste tarantole. È tosto come l'inferno. E Colin riesce a farsi male ovunque. Una roba schifosa. Una roba veramente schifosa. Colin, ma pigliarsi un para qualcosa? No, eh. Io non... Ah, perché ci so... Mori morto. Poi l'ultima volta. Faccio l'ultima. Sci tua. Colpa tua che hai messo le trappole. Io lo so che la colpa è tua. E... Calma. Ti prego. Cioè, uno qua per sopravvivere deve diventare tipo... Iperattivo. Bello. 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 Punitivo è dire poco. Punitivo è dire... Stivali da trekking. Sì. Ma vai a quel fai... No! Ha sbroccato. C'ha ragione, carità, però... dunque, caro diario, abbiamo preso sveglie per 20 minuti. Ho così tante domande, a chi lo dici? Bene, io direi che per adesso potremmo fermarci qua. Io semmai mi alleno un po', giusto per prendere familiarità, e se volete lo riporto. Lo riporto o qui o lo riporto magari sull'altra piattaforma in cui facciamo le live. Fatemi sapere. Io vi lascio in descrizione il link alla pagina del gioco. Se volete leggere la recensione la troverete a brevissimo sulle pagine di Every e sperando che io ne esca vivo, ma mentalmente, la mia sanità mentale potrebbe risentirne, per cui vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.